Fino a che punto la determinazione può essere considerata un pregio? È giusto dimostrare forza di volontà e perseverare per raggiungere i propri obiettivi, ma se portata all'estremo, la determinazione può trasformarsi in qualcosa di peggiore. Questo l'ho scoperto mio malgrado quando ero alla ricerca di risposte. Mi trovavo a Castel del Monte, antica fortezza fatta costruire da Federico II di Svevia per onorare l'armata di falchi per i loro servigi. La struttura ha una forma ottagonale, così come il cortile interno e come la forma delle 8 torri che lo circondano. La sua posizione invece è strategica, non solo perché dal punto di vista paesaggistico domina l'intero territorio circostante, ma soprattutto dal punto di vista astrologico. Si tratta di un'architettura esoterica, collegata quindi al moto del sole e degli astri. Le sue perfette proporzioni geometriche si rifanno ad un'altra teoria matematica, quella del numero aureo o sezione aurea, come accade per il Partenone di Atene, per le piramidi di Giza, per gli esseri viventi, i vegetali, gli animali e anche per l'uomo. Da poco tempo si è scoperto un legame tra Castel del Monte e un antico codice medievale, conosciuto con il nome di Codice Voynich, conservato presso l'Università di Yale. Un trattato di circa 200 pagine, molte delle quali mancanti, scritto e disegnato su pergamena di capretto. Pare che il suo contenuto sia scritto in una lingua proto-romanza, ma il tutto è assimilabile a un linguaggio cifrato, e finora è stato possibile tradurre solo il testo seguente. L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. Chiamateli forze sovrannaturali, oppure intervento divino. Ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio. All'interno del codice vi è anche una mappa. Una mappa per raggiungere un amuleto che si riteneva perduto. Il suo ultimo possessore era il condottiero dell'armata dei falchi. E questo fu proprio il posto dove fu visto l'ultima volta. Si racconta che l'ultimo utilizzatore del talismano fu così accecato dalla sua ambizione da arrivare a sacrificare tutto il suo esercito, ritenendo molto più importante ciò che avrebbe guadagnato rispetto a ciò che avrebbe perduto. Un'ambizione letale che lo ha trasformato in un demone senza scrupoli. L'errore nasce dal fatto che spesso ci si identifica negli obiettivi che si vuole raggiungere, ma è fondamentale comprendere che noi non siamo né gli obiettivi né ciò che facciamo per guadagnarci da vivere, ma siamo molto più di questo. La nostra identità è complessa e multiforme. Siamo esseri umani ricchi di sfaccettature e di molteplici ruoli. Siamo figli, genitori, amici, artisti, sportivi, amanti della natura, viaggiatori, sognatori. Abbiamo interessi, passioni e valori che ci definiscono al di là dei nostri obiettivi. Ed è proprio la nostra cultura che ci spinge a farlo. La società in cui viviamo ci valuta in base ai nostri successi o agli insuccessi, alla posizione che occupiamo o al prestigio che riusciamo ad ottenere. Ma questa visione limitata ci priva dell'opportunità di esplorare le altre dimensioni che ci compongono. Ciò che veramente ci caratterizza come individui sono le nostre esperienze di vita, le relazioni che coltiviamo, le passioni che ci infiammano e i valori che ci guidano. Ecco perché vi invito a guardare oltre i vostri obiettivi. Concentratevi sulla vostra crescita personale, sulla vostra capacità di essere empatici e compassionevoli, sulla creatività che vi permette di esprimervi e sulla capacità di trasmettere quei valori positivi al resto del mondo. Thank you.